Signori, adesso vi svelo il segreto per preparare un buon campari shakerato. Prima di tutto non usate un campari ghiacciato, perché sennò non riuscirete a farlo emulsionare, quindi il campari deve essere pronto in tale modo. Poi il ghiaccio, in molti mettiamo tantissimo ghiaccio nello shaker e questo cosa fa? Va a occupare spazio e porta via spazio quello anche nell'aria, quindi la giusta dose di ghiaccio. E per finire il bicchiere deve essere ghiacciato. Se andiamo a servire un cocktail freddo, congelato, in un bicchiere caldo, a temperatura ambiente, il cocktail perde subito temperatura, quindi avere il bicchiere ghiacciato è un'altra delle regole fondamentali.